Guarda, dimmi soltanto l'ok, dammi soltanto l'ok. Allora, Eccola qua. questa è la nostra piattaforma dove potete trovare, oltre che vi ho detto, Ministero, Orizzonte Scuola, sia tutte le autodichiarazioni che possono essere utili per la domanda, quindi le esigenze di famiglia sono quella, diciamo, importante, così come è importante l'allegato G per tutti coloro che hanno bisogno di derogare al vincolo, in quanto immessi in ruolo quest'anno, nell'anno scolastico 2023-2024. Per poter produrre la domanda si entra con SPID, nel mio caso entro con uno SPID di Poste e quindi entro con lo SPID. Aspettate un attimo, il tempo di inquadrarlo. Tu vai, fai le operazioni e poi nel Sì, vabbè, frattempo che fai tutto. Vorrei Ah, vuoi far farlo? vedere un attimo il. Vai, Aspetta, vai, vai. Abbiamo rimesso. non si inquadra. Ok, aspetta, prosegui. Benissimo. Acconsento. Allora, andiamo in servizi. Se non lo trovate subito la finestra utile, i tuoi servizi, istanze online, accedi e come vedete, trovate subito la presentazione della domanda di mobilità e di organico di fatto. Ma prima di fare questo, io vi consiglio di andare a caricare gli allegati, perché se non caricate gli allegati, non li troverete nel momento in cui andrete poi a predisporre la domanda. Quindi gli allegati vanno ripresi. Ok? Io adesso vado al servizio, Vai. vado avanti, interrompo Vai, vai, Matteo. vai, vai, Roberta, io ho Avanti, interrotto, ho interrotto. avanti, avanti, ecco qui, puoi andare. Allora, che cosa faccio? Come vedete, il sistema mi dà la possibilità di inserire dei file. Quindi clicco su Inserisci, vado a prendermi il file che mi sono salvata da qualche parte. Nel mio caso mi sono predisposta, per esempio, l'allegato G. Quindi l'allegato G che serve, ricordo, per tutti coloro che hanno un vincolo e che devono derogare a questo vincolo. Quindi se ho un figlio più piccolo di 12 anni, oppure se sono io, ho una precedenza per 104, oppure assisto qualcuno. Quindi allegato G per deroga, per esempio ho scritto, conferma e come vedete l'allegato è stato inserito. Oltre all'allegato G, l'allegato necessario è quello che vi permette di richiedere l'assegnazione provvisoria, che come vi ricordavo sono le esigenze di ricongiungimento ad un familiare. Quindi in questo caso io mi ricongiungo insomma, a un figlio, a un marito, decidete, a un coniuge, a un convivente di fatto, alla parte dell'unione civile, a un genitore, siete voi che decidete. Non c'è un obbligo, così come invece se c'è per la mobilità che si fa a febbraio. Quindi una volta che avete allegato i file che avete predisposto precedentemente, ritornate nella domanda, ecco qua, e andate alla presentazione della domanda di mobilità nell'organico di fatto. Andrea, qui usciranno un'altra volta, dopo questa schermata, i dati Vai, sensibili. vai. Ok, avanti, ecco qua. Ritorniamo alla nostra pagina. Come vedete, io non ho presentato nessuna domanda. La presentazione della domanda di mobilità è in organico di fatto e esce una tendina dove mi chiede: vuoi fare l'assegnazione provvisoria nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria, nella scuola secondaria di primo grado, nella scuola secondaria di secondo grado. Io sono una docente di scuola primaria. Anche questo va chiarito. L'assegnazione provvisoria si può fare nel proprio tipo di grado, tipo di posto, è soltanto il subordine in un altro tipo di posto e un altro tipo di grado, e soltanto se si è superato l'anno di prova. Quindi, se io voglio chiedere l'assegnazione provvisoria, sono docente di scuola primaria, ma sono anche abilitata per A012, io non posso chiedere l'assegnazione provvisoria nella scuola secondaria di secondo grado, o meglio, la posso chiedere, ma prima devo fare la domanda di assegnazione provvisoria per
per la scuola primaria e in subordine la posso chiedere anche per la 012, ma devo anche aver superato l'anno di prova con una dichiarazione che andrò a mettere negli allegati. Quindi assegnazione provvisoria, come vedete, mi dà la possibilità di fare un'assegnazione provvisoria e mi chiede la provincia nella quale posso farla. L'utilizzazione provinciale, vi ricordo che l'utilizzazione provinciale è possibile richiederla solo se intendo rientrare nella mia scuola dove ero titolare e sono risultata perdente posto quest'anno, oppure se ho il titolo di sostegno, lavoro sul posto comune e voglio essere utilizzata per quest'anno sul sostegno, oppure voglio essere utilizzata su una scuola ospedaliera o voglio essere utilizzata su un inglese per la scuola primaria. L'utilizzazione interprovinciale è molto più rara perché si chiede solamente se sono in esubero con il mio tipo di posto, il mio tipo di classe di concorso. Allora immaginiamo l'assegnazione provvisoria. Io mi voglio assegnare a Napoli. Questo mi permette anche di fare una puntualizzazione. Io sono docente di scuola primaria su Napoli. Napoli è una città metropolitana ed è divisa in tanti distretti subcomunali. Io non posso richiedere l'assegnazione provvisoria nell'ambito del mio comune, dello mio stesso comune, anche se diviso, in questo caso il mio comune di Napoli è diviso in distretti subcomunali, non posso richiederla se non usufruisco di una precedenza. Quindi immaginiamo che io sono titolare nel distretto 40, non posso richiedere l'assegnazione provvisoria nel distretto 41, a meno che io nel distretto 41, per esempio, non abbia un mio genitore a cui intendo ricongiungermi perché ha un problema, ha una disabilità grave e quindi io chiedo di ricongiungermi ma con una precedenza che è quella della disabilità grave del mio genitore. Se invece io intendo ricongiungermi al genitore che abita in un altro comune, che può essere a Fragola, può essere Ischia, lo posso fare senza aver nessun tipo di precedenza, ma naturalmente avendo una persona a cui ricongiungermi. La prima sezione che trovate è quella delle precedenze. Alcune precedenze sono tranquille, nel senso che si capiscono nell'immediato. La prima è riservata a quella dei non vedenti. La seconda è quella riservata per gli emodializzati. La terza non si capisce, non si legge, ma fa riferimento alla lettera D. Questa è riferita a tutti quei docenti che hanno una disabilità personale, anche non grave, articolo 3,1, ma anche un'invalidità superiore ai 2/3. Per questi tre tipi di persone, quindi con delle difficoltà personali, non c'è nessun vincolo per quanto riguarda il codice di cui vi parlavo quando andremo poi a inserire le preferenze, questa sezione qui che trovate al centro. Queste persone che sono sono non vedenti o sono mediolizzate o godono di un articolo 21 possono scegliere il codice, le scuole e i comuni e i distretti che preferiscono. La cosa cambia con la precedenza del numero 4, anche questa, quella che fa riferimento alla lettera E. Quella che fa riferimento alla lettera E, si capisce, dice ho necessità di cure, quindi cure continuative. Io ho una grave patologia, ho un problema serio, si posso effettuare le cure soltanto in quel comune e quindi con un'adeguata certificazione, una mia dichiarazione, una certificazione del centro che mi dice che posso fare quelle cure solo in quel comune, io usufruirò di questa precedenza. Il sistema mi dà la possibilità di scegliere il comune nel quale effettuare queste cure. Già le cose diventano un po' complicate, anche io dopo tanti anni di esperienza ogni volta me la vado sempre a rivedere, perché la precedenza lettera F fa riferimento a tutti coloro che hanno una disabilità personale grave, quindi in articolo 3,3, ma senza l'invalidità. Anche queste persone, per poter usufruire della precedenza, devono assolutamente inserire in prima battuta, quando andranno a inserire le preferenze delle scuole o dei distretti dei comuni, qualche scuola o direttamente il comune e il distretto in cui sono residenti, altrimenti il sistema
non valuterà tutte le altre scelte effettuate. Poi abbiamo la precedenza che riguarda la lettera G, che riguarda tutti coloro che hanno un figlio disabile o sono tutori legali o hanno fratelli e sorelle con i quali convivono e hanno i genitori o che sono venuti a mancare o che comunque sono impossibilitati ad assistere questi fratelli e queste sorelle. E in questo caso, al pari della precedenza precedente, scusate il gioco di parole, è necessario inserire in prima battuta il codice dove si assistono i figli e i fratelli e sorelle o il tutore, chi si ha la tutela legale. Guardate, questo ordine delle precedenze è molto importante perché il sistema, e lo dico soprattutto per chi farà la domanda cartacea, è possibile inserire una sola precedenza. Il sistema, quando è informatico, ve lo dice, non puoi mettere due precedenze. Nel cartaceo no. Vi conviene, dovete mettere sempre la precedenza più che viene prima, che ha un ordine di successione antecedente rispetto alle altre. Ovvero, se io sono un disabile, personalmente sono un disabile grave, inserirò la mia precedenza, quindi quella riferita a chi ha una 104 personale, articolo 3,3, quindi in questo caso la lettera F, e non usufruirò di un'altra precedenza che può essere quella di assistenza al genitore, che anche lui ha la 104, perché la mia disabilità è più precedente rispetto alla precedenza del genitore. Detto questo, vado alla precedenza della lettera H. La lettera H è riferita a tutti coloro che assistono un disabile grave, che sia coniuge, parte dell'unione civile o convivente di fatto. Anche qui attenzione al codice, che deve riportare in prima battuta per le preferenze il distretto, il comune dove risiede la persona che si assiste. Stessa cosa per la lettera I, che andranno a completare con tutte le certificazioni da inserire negli allegati coloro che assistono un genitore. In questo caso io, attenzione alla differenza, il genitore in questo caso può essere anche non convivente, mentre attenzione al ricongiungimento di cui vi ripetevo prima, perché per il ricongiungimento, per quanto riguarda il genitore, non ci vuole la convivenza, ma invece per i fratelli e le sorelle, per richiedere il congiungimento, sì, così come serve la convivenza anche per gli affini e così via, per il congiungimento. Per la precedenza non occorre la convivenza. Andiamo poi alla lettera L. La lettera L, che è questa, non la vedete la L, però ve la dico io che è L, riguarda tutti coloro che hanno dei figli più piccoli di 6 anni. Quindi, se mi viene in mente quei docenti che avevano un vincolo perché sono stati assunti quest'anno da graduatoria di merito e che riescono a muoversi con una deroga perché hanno nell'allegato G inseriranno che hanno un figlio più piccolo di 12 anni, loro, oltre all'allegato G, dovranno anche fare una dichiarazione che intendono ricongiungersi al coniuge o al figlio e faranno anche una dichiarazione nel quale c'è scritto che hanno un figlio di età inferiore ai 6 anni e questo gli dà una precedenza. È possibile avere anche una precedenza per i figli di età inferiore ai 12 anni, però questa precedenza non viene considerata nelle assegnazioni provvisorie provinciali, ma solo per le assegnazioni provvisorie interprovinciali. Poi abbiamo la lettera N, poi abbiamo la lettera N, che è riservata a tutti coloro che assistono un parente e affine. Anche in questo caso non è importante la convivenza come precedenza, ma attenzione all'obbligo della convivenza per quanto riguarda i motivi di ricongiungimento, così come vi ho detto in prima battuta. Poi abbiamo le altre precedenze che riguardano il coniuge militare, chi riveste cariche pubbliche, chi rientra da un'aspettativa sindacale. Quindi tutte queste sono le vostre precedenze. Naturalmente
quella che è diciamo più considerata in prima battuta è la numero uno, le altre vengono considerate di seguito via via. Dopo che si è completo, quindi immaginiamo che io abbia un figlio inferiore ai 6 anni, quindi metterò qui sì e lascerò da tutte le altre parti no. Andrò adesso alle esigenze di famiglia. Devo ricongiungermi a chi? Al coniuge o al convivente, al parte dell'unione civile, e quindi sceglierò il comune, scelgo il comune dove mi voglio ricongiungere. Quindi decidiamo di ricongiungerci a Bacoli, perché mio marito abita a Bacoli, quindi io mi ricongiungo a Bacoli, e per questo come docente ho anche un punteggio di 6 punti, perché vi ripeto che nell'assegnazione provvisoria non valgono i titoli di servizio, non valgono i titoli culturali, ma solo i punteggi riferiti alle esigenze di famiglia. Poi naturalmente, se ho dichiarato di avere un figlio più piccolo di 6 anni e ho chiesto sia la deroga che la precedenza, inserirò uno. Questa l'avere questo figlio di 6 anni, in questo caso, in questo esempio che vi sto facendo, mi dà A, la possibilità di avere la deroga, quindi di compilare l'allegato G, B, mi dà la possibilità di avere una precedenza, e quindi ho cliccato la precedenza nella sezione precedenze, C, mi dà anche ulteriori 4 punti nei miei titoli, insomma, nelle esigenze di famiglia, nella valutazione della mia domanda, per essere più corretti. Poi, se dovessi avere anche altri figli di età superiore ai 6 anni, ma non superiore ai 18, immaginiamo che io ne avessi 2, metterò 2, il sistema mi valuterà 3 punti per ogni figlio. Dopodiché posso inserire anche il comune in cui assisto il coniuge che è ricoverato, figli minorati, tossicodipendenti, e dopo vado al trattamento della domanda. Naturalmente, se io intendo inserire solo questa domanda, solo l'assegnazione provvisoria per il mio specifico tipo di posto, io non questa sezione non la completerò, infatti qui c'è scritto solo per titolari su altro ordine di scuola. Vado nella sezione G. Nella sezione G, dichiaro, il docente chiede anche per posti di durata inferiore all'anno. Sì, no. Il docente chiede posti derivanti dalla somma di istruzioni, purché compatibili con l'orario di servizio. Il docente dichiara di essere in part-time e il sistema vi chiede per quante ore siete in part-time. Nel mio caso io non inserisco nessuna notizia, perché non rientro in nessuna di queste situazioni. Ora, posti di sostegno. Qua io posso chiedere diversi tipi di posti. Essendo un docente di posto comune, se io avessi anche un titolo di sostegno, potrei chiedere anche i posti di sostegno e dovrei però dichiararlo negli allegati, dichiarare di avere anche un titolo di sostegno acquisito nell'anno accademico tal dei catali, e quindi siccome gli ultimi titoli, gli ultimi percorsi di specializzazione sono tutti polivalenti, andrò a fleggare le 3 possibilità, essendo posso inserire anche i posti speciali, essendo primaria anche metodo Montessori, Agazzi e Pizzigoni, e essendo primaria posso inserire anche comune e inglese. E se io inserisco sia comune che inglese, avendone naturalmente il titolo, non basta avere un C1, un C2, un B2 per poter insegnare inglese. Per poter insegnare inglese, io ripeto sempre, occorre aver o una laurea in lingue o aver frequentato dei percorsi ad hoc per abilitarmi all'insegnamento della lingua inglese, o aver superato un concorso con la prova d'inglese, o essere laureato in scienze della formazione di primaria, dove c'è comunque ci sono gli esami di lingua inglese. Il sistema vi dice: se dovessi scegliere, cosa preferisci? Prima comune e poi lingua, o prima lingua e poi comune? Quindi questa è una priorità che voi date al sistema. Qui, per le persone che chiedono un'assegnazione interprovinciale, il sistema vi dà anche la possibilità di dichiarare che attualmente state concludendo un corso di specializzazione sul sostegno, o avete prestato
servizio anche di un solo anno, anche quando eravate a tempo determinato, su sostegno, perché questo vi dà la possibilità di inserirvi in una fase successiva. Quindi una volta che si sono dati le assegnazioni provvisorie, i posti a tutti quelli che hanno il titolo di sostegno, si sono conservati i posti di quelli che hanno la specializzazione e sono in GPS. Nelle fasi successive ci vanno tutti quelli che concorrono da GPS prima fascia sostegno e tutti quelli che rientrano in questa fattispecie. Dopodiché, salvo. Ok? La domanda è salvata. A questo punto, come vedete, è molto intuitiva. Vado a inserire gli allegati, vado a modificare. Se io non ho inserito gli allegati in prima battuta, il sistema non me li darà. Quindi, naturalmente, io vado a mettere l'allegato G, vado a mettere la ricongiungimento, sono gli allegati che ho inserito in questo momento e vado a salvare. E poi vado a mettere le preferenze, ok? Allora io ho inserito nelle preferenze, avendo chiesto il ricongiungimento a mio marito nel comune di Bacoli, che cosa faccio? Vado aggiungi preferenze, vado nel distretto 25 dove so che c'è il comune di Bacoli e anche se so che nel comune di Bacoli c'è una sola scuola, io ci metto il comune di Bacoli. Dopo questo comune di Bacoli posso mettere tutte le scelte che voglio, quindi vado a modificare, vado ad aggiungere preferenze, vado a scegliere o un altro comune, o vado nel comune di Monte di Pozzuoli, per esempio, posso scegliere tutte queste scuole, o vado a inserire direttamente tutto il comune. Quindi, naturalmente, se io voglio avere più possibilità, andrò a fare non delle scelte puntuali, immagino persone che sono fuori provincia. Non vado a fare delle scelte puntuali, vado a fare delle scelte, diciamo, più sintetiche. Un errore che non dovete fare, oltre a quello di prima di mettere il comune dove vi ricongiungete, è quello di mettere prima una scelta sintetica, in questo caso per esempio il comune di Pozzuoli, e poi mettere la scelta di una scuola che già si trova nel comune di Pozzuoli. Questa domanda fatta in questo modo non è sbagliata, ma vi siete bruciati una scelta, perché non ha senso mettere prima tutto il comune e poi mettere la scuola che è già inserita nel comune. Quindi cosa faccio? Il sistema mi dà la possibilità di portare su la scuola che per errore avete messo giù. Questo che cosa significa? Che il sistema cercherà prima di accontentarvi su Bacoli, se non trova nulla a Bacoli, cercherà di accontentarvi nella scuola, in questa scuola Pozzuoli 7. Se non trova nulla, va a cercarvi un posto nel comune di Pozzuoli. Va da sé che voi potete inserire tutti i distretti, così come potete inserire tutto il comune di Napoli, come vedete, come vi dicevo, è diviso in tanti distretti subcomunali. Quindi o mettete uno alla volta il comune, i distretti, ricordatevi che però per la primaria avete 20 preferenze e per la secondaria ne avete 15, o mettete direttamente tutto quanto il comune, oppure mettete la provincia. Quindi potete fare come meglio preferite. Una volta che avete inserito le vostre scelte, potete salvare e il sistema, tornando indietro, vi dà la possibilità di visualizzare, vi dà la possibilità di rettificare, vi dà la possibilità di inviare, di stampare e di cancellare. Una volta inviata la domanda, vi consiglio di fare attenzione che la domanda sia presente con tutti gli allegati. Quindi andate a controllare che gli allegati siano presenti, vi sia stata inviata una mail e la domanda si trovi in archivio. Una volta che ho fatto questa assegnazione provvisoria per la scuola primaria, posso andare, immaginiamo di avere l'abilitazione per la scuola secondaria di secondo grado, posso andarmi a fare anche l'assegnazione provvisoria per in subordine, vi ho detto, per la scuola secondaria di secondo grado. Naturalmente, avendo fatto l'assegnazione provvisoria su Napoli per la scuola primaria,
mi fa fare l'assegnazione provvisoria sulla secondaria ancora una volta su Napoli. Ora questo non so se mi fa vedere tutti i dati sensibili, Andrea, non te lo so dire, no, non me li fa vedere. Ok, perché vi voglio far vedere anche questa domanda? Perché qui cambia qualcosa, le precedenze rimangono uguali, quindi non ve le ripeto, sono uguali le precedenze, quindi non vedenti, emoliorizzati, persona che c'ha l'articolo 21 e così via. Le esigenze di famiglia pure sono uguali, l'ordine di trattamento della domanda, a questo punto metterò uno perché per me questa è importante dopo la mia domanda, e qui guardate che cosa mi dice, mi dà delle altre informazioni, delle altre indicazioni, mi dice richiesta cattedre articolate su più scuole, innanzitutto mi dice la preferenza di sedi spesse sono valide anche per i corsi di istruzione per adulti, questo perché? Perché se io metto dei distretti o dei comuni e all'interno di questi distretti e questi comuni ci sono anche scuole con istruzioni per adulti, mettendosi qui il sistema mi cercherà anche scuole dove c'è l'istruzione per adulti, se invece io lascio no, mi calcolerà tutte le scuole per esempio del comune di Pozzuoli tranne quelle per istruzione per adulti. Poi richiesta cattedre articolate su più scuole, naturalmente sulla primaria questo non lo trovavate perché non esistono le COE nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, quindi che cosa faccio? Io posso fare due scelte, posso chiedere una cattedra tra scuole di uno stesso comune e anche cattedre tra scuole di comuni diversi. Naturalmente è molto più scomodo una cattedra tra scuole di comuni diversi, perché possono essere anche comuni un po' più lontani. Quindi questa decisione sta a voi. Tipologia di posto richiesta, anche qui posti di sostegno, quindi flaggo qui, o posti comuni. Ricordatevi che chi è sul sostegno non può chiedere neanche l'assegnazione su posto comune se non ha superato il vincolo quinquennale, perché occorre permanere sul sostegno per 5 anni. E anche qui trovate quella, la possibilità per chi si muove da una provincia ad un'altra provincia di poter dichiarare che in questo momento sta concludendo un corso di specializzazione sul sostegno oppure che ha prestato almeno un anno di servizio sul posto di sostegno, e qui devo andare a dichiarare qual è la classe di concorso per cui io richiedo assegnazione provvisoria. Quindi io per esempio essendo abilitata su A018 andrò a dichiarare che voglio essere assegnata in subordine alla primaria su A018 filosofia e scienze umane. Naturalmente in questo caso non bastano solo gli allegati che ho inserito in prima battuta, le esigenze di famiglia ad esempio o la precedenza per il figlio, dovrò anche dichiarare di possedere l'abilitazione che ho acquisito attraverso il percorso, attraverso il concorso, attraverso il percorso da 30 CFU, insomma ognuno di voi ha una sua caratteristica, una sua peculiarità. Le preferenze rimangono uguali, gli allegati altrettanti, se non ce li mettete non li trovate. In questo caso io per esempio metto le esigenze di famiglia e metto la precedenza per il figlio, manca un allegato che non ho fatto, dove dovevo dichiarare A, di aver superato l'anno di prova per la scuola primaria, B, di aver acquisito l'abilitazione per A018 con una determinata procedura. E anche in questo caso, vedete, il sistema vi trova le due domande che avete prodotto e che potete inviare. Però di fondo io diciamo vi ho fatto vedere la possibilità dell'assegnazione provvisoria, ma nel caso in cui io avessi una specializzazione sul sostegno nell'ambito della mia stessa provincia non dovrò fare l'assegnazione provvisoria, ma dovrò fare un'altra domanda che è quella dell'utilizzazione provinciale. Ok, quindi faccio l'utilizzazione provinciale invece dell'assegnazione, faccio l'assegnazione sul sostegno se è interprovinciale, ma se è nell'ambito della stessa provincia richiedo l'utilizzazione sul sostegno.
E come è fatta questa domanda? Guardate, ve la faccio vedere velocemente. Sezione C, come vedete, punteggio spettante per l'utilizzazione, che è quel punteggio che voi avete ricevuto o comunque che potete andare a recuperare facendo il conto di tutti i titoli di servizio, i titoli culturali che voi avete e che ogni anno la vostra scuola vi comunica nella graduatoria d'istituto. A quel punteggio dovete aggiungere i 6 punti dell'anno che si sta concludendo, appena concluso, i richiami dell'eventuale continuità, oppure anche gli altri titoli che avete acquisito in questo frangente. Se per esempio ieri vi siete laureati, potete aggiungere ai 6 punti dell'anno in corso e ai punti di continuità anche il punteggio per la laurea. Quindi immaginiamo di avere 250 punti, io li inserisco qua. Immaginiamo che io abbia appunto la volontà di chiedere l'utilizzazione su sostegno, sono docente di posto comune su primaria, ma ho un titolo di specializzazione su sostegno nell'ambito della stessa provincia, non chiedo assegnazione provvisoria, ma chiedo utilizzazione provinciale e andrò a flaggare la lettera F, cioè flaggo la lettera F, che è quella lettera nelle nostre vademecum che trovate sulla pagina che vi ho fatto vedere, ci sono tutte le lettere spiegate una per una, cosa dovete flaggare in base alla vostra situazione. Qui sto dicendo, guardate, io sono un docente di posto comune, ma ho il titolo di specializzazione su sostegno, voglio essere utilizzata su sostegno. Ribadisco che l'utilizzazione avviene in una fase precedente all'assegnazione provvisoria ed è anche molto più conveniente, in quanto non vi va a intaccare la continuità nella scuola di titolarità. Qui potete inserire le precedenze, non mi ripeto, sono le precedenze di cui abbiamo parlato prima, non vedenti, non utilizzati, articolo 21, figlio di età inferiore ai 6 anni. Come vedete, non trovate la precedenza per i bambini più piccoli di 10 anni, perché questa è un'utilizzazione provinciale. Abbiamo detto che quella precedenza vale solo per l'interprovinciale. Utilizzazione con precedenza. Chi è che utilizza questa parte, questa sezione E? Questa sezione E la utilizzano tutti coloro che quest'anno sono risultati soprannumerari, hanno fatto la domanda condizionata per rientrare nella propria scuola, non hanno trovato spazio, ma chiedono di essere utilizzati nella scuola. Quindi cosa faranno queste persone? Sceglieranno la scuola che io ero titolare a Bacoli, a Palo di Tasso, voglio ritornare nella mia vecchia scuola dove ero utilizzata tipologia di posto precedente titolarità, posto comune, adesso pur di tornare nella mia scuola sto facendo una domanda sul sostegno perché so che nella mia scuola di titolarità c'è la possibilità di avere l'utilizzo su sostegno. E il docente chiede altresì di essere messo a disposizione nelle scuole precedenti titolarità. Conferma nelle scuole su cui si è stato già utilizzati o anche la possibilità di essere confermati nella scuola in cui già sono stato utilizzato. Sono stato utilizzato in una scuola Dante Alighieri sul sostegno, chiedo di essere utilizzato un'altra volta anche sempre sul sostegno sulla Dante Alighieri. Questo mi permette, oltre che dare continuità a me, di dare continuità anche all'alunno con disabilità che ho seguito in questi anni. E quindi ordine di trattamento della domanda solo per titolari su altro ordine di scuola, non è il mio caso, quindi io non la inserisco. E anche qui trovate la possibilità di richiedere di essere utilizzati su progetti oppure di essere utilizzati su strutture ospedaliere o su strutture carcerarie e in part-time. Tipo di specializzazione, quindi io chiedo posti di sostegno perché sto facendo l'utilizzazione su sostegno, oppure se fossi in inglese metterei di essere utilizzata su inglese e andrei a salvare la domanda. E anche in questo caso, nel caso in cui io abbia richiesto di essere utilizzato nella mia scuola di vecchia titolarità, qua devo mettere come prima scuola la scuola di Bacoli
dove ero perdente posto, perché ho chiesto di rientrare. E poi, dopo di questa, posso mettere tutto il comune di Bagoli per rientrare comunque. Dopodiché, posso mettere tutto ciò che voglio. Anche in questo caso, metto gli allegati. Diciamo gli allegati, sicuramente l'allegato del possesso del titolo di sostegno, questo è importante. Per quanto riguarda la dichiarazione comunicativa di tutti i titoli, non sempre le persone lo mettono, ma si possono mettere, comunque fa fede la graduatoria di istituto. In questo caso, come vedete, le domande sono diventate ben tre e io le invio. Una volta che le inviate, vi ripeto, potete essere sicuri di che sono state inviate, sono state inviate, vi arriva una mail, oltre a trovarla in archivio. Quindi io la invio, il sistema mi dice di confermare, mi dice che è stata inviata, vado a cercare nell'archivio, vabbè, dovrei rientrare. Nell'archivio, scaduta la pagina, nell'archivio voi troverete la domanda che avete effettuato e potete riguardarla, potete anche annullarla, il sistema ve la lascia congelata così come fatta, e potete modificarla, modificare le preferenze, modificare gli allegati, modificare le precedenze, insomma, potete farlo tutto questo fino al 24 luglio. Bene, grazie Roberto.